nel 1950 venne finalmente presentata la MK7, la berlina completamente nuova, che doveva essere pronta 2 anni prima. Al Salone di Londra di quell'anno, posizionata su una pedana rotante, tutti non avevano occhi che per lei, permettendo a quell'istrione di Lions di visare il successo della Roadster, specialmente nei mercati esteri. Sotto quella carrozzeria, dalle linee eleganti ma allo stesso tempo dinamiche, si celava quel capolavoro del motore XK da 3,4 litri in grado di spingere la MK7 a 160 km orari nel più assoluto comfort. Intanto alcuni fortunati clienti che riuscirono ad accaparrarsi una delle prime XK120 pensarono di utilizzarle per correre in qualche gara. 3 vetture furono addirittura iscritte alla mitica 24 ore di Le Mans, praticamente con l'allestimento di serie, senza alcun appoggio da parte della Jaguar. Anche se il direttore tecnico Haines e il direttore sportivo England andarono a vedere la corsa. Gli equipaggi erano quelli di Haines Clark, Whitehead Marshall e di Johnson Hedley. Mentre i primi 2 equipaggi terminarono al 12° e 15° posto, quello di Johnson e Hedley fece palpitare il cuore dei dirigenti Jaguar, occupando il 3° posto assoluto fino alla 21ª ora, quando la rottura della frizione costrinse la vettura al ritiro.